parte la bonifica di Tremonti, che è quell'area che si trova tra il fiume Tirino e il fiume Pescara, sotto il viadotto dell'autostrada, 133.000 metri cubi di rifiuti su 30.000 metri quadri di terreno, parte da lunedì 22 e nei giorni a seguire, durerà tra i 3 e i 4 anni, costerà a Edison 37 milioni di euro. Li paga Edison, soggetto inquinatore. Su questo mi sento di ringraziare la Procura della Repubblica che nel 2006 ha aperto un'indagine, la Forestale che nel 2007 ha scoperto quelle aree, l'Avvocatura dello Stato, l'Avvocato Gerardis, tutti quelli che hanno collaborato naturalmente, i comuni, eccetera, per arrivare a questa bonifica. Il progetto di bonifica di Edison è del 2018, approvato con decreto nel 2018 dal Ministero, parte a fine 2021, durerà tra i 3 e i 4 anni. Questa notizia però ci aiuta a fare un parallelismo con quello che succede nelle aree 2A e 2B. Perché qui bonifica chi ha inquinato e nelle aree 2A e 2B si bonifica con soldi pubblici della legge 10, su cui hanno lavorato Marini, Legnini, 50 milioni di euro per l'Abruzzo, e lo fa invece una società privata che si chiama Decdeme? E soprattutto, perché lo fa Decdeme quando il Ministero dell'Ambiente aveva diffidato Edison, soggetto inquinatore, a presentare un progetto di bonifica, e Edison l'aveva già presentato per quelle aree? Perché nutriamo dei dubbi, lo sottolineo, nutriamo dei dubbi, che vorremmo che il Presidente Marsiglio li affrontasse con il Ministero per vedere se sono reali. Il primo, quanto tempo ci vorrà ancora? Ma poi c'è un problema, tutti i dubbi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che sono stati accantonati dalla parte giudiziale soltanto per il termine dei 18 mesi che era stato superato, si riproporranno tutti quanti. E se non dovesse partire questo progetto? E se questo progetto dovesse richiedere più somme di quelle che ci sono? In virtù di una norma dell'accordo di programma che prevede che poi ce li metta la Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo poi li dovrà anche trovare questi fondi. E poi dovranno partire. E poi alla fine Edison sarà chiamata naturalmente a risarcire tutto. Ma perché non far fare la bonifica a Edison? Se è fattibile e se questi dubbi sono veri, e nello stesso tempo utilizzare i 38 milioni dei 50 che già ci sono per l'Abruzzo per bonificare tante altre aree del SIN. Questo è un sito di interesse nazionale di 232 ettari che non finisce con Tremonti e non finisce con le 2A e le 2B. Oltretutto, il progetto di Decdeme non comprende le aree dove sorgevano i capannoni dell'Iprite e del Fosgene, che sono state aree già attenzionate e che sono passate in virtù di un accordo di programma Solvay al comune di Bussi. Se parte quella bonifica, queste aree rimangono fuori. Se parte quelle di Edison, queste aree sono comprese.